Il metodo, quello che noi indichiamo, sono delle sette grandezze fondamentali. E unità di misura il metro, unità di misura del sistema internazionale. Quindi ho messo in questa trasparenza, poi tra l'altro le abbiamo caricate, stanno sulla pagina 200 del professor Vigo, tutte queste trasparenze, con anche delle dispense, quindi un testo un po' più scritto. Tenete conto che quel testo porta anche tutta una parte di aspetti relativi alla taratura che non sono oggetto di questo corso, quindi saranno trattati poi nei corsi della laurea specialistica. Quindi prendetela solamente come la parte degli aspetti teorici delle misure di misura. Allora, vedete un po' la storia della definizione del metro. Passa e parte da quelle che sono delle definizioni associate a dei fenomeni fisici, quindi in questo caso la lunghezza che consente per esempio a un pendolo di battere un secondo, quindi questa era la lunghezza di un metro, era quella lunghezza tale che il pendolo avesse questo periodo di un secondo. E questa è una prima definizione, diciamo, nel 1675. Tenete presente che prima ancora di queste definizioni ovviamente c'erano tutte le definizioni delle unità di misura antropomorfe, quindi anche per esempio il pollice, il cubito, che era il gomito, distanza tra il gomito e la punta delle dita del faraone. Quindi queste erano un po' misure antropomorfe. Si cerca di svincolarsi da queste misure antropomorfe per poi arrivare a queste misure, diciamo, tra virgolette, universali. Fu poi storicamente abbandonato il legame con il tempo e si fece questo esperimento pazzesco che poi ha portato alla definizione del metro con anche una buona, tra virgolette, previsione, che è quello appunto della misura del meridiano terrestre, quindi il metro come 40 milionesima parte, o meglio la 10 milionesima parte del segno meridiano, che 40 milioni di chilometri, praticamente 40.000 chilometri è l'equatore sostanzialmente. Abbandonate queste definizioni, con la rivoluzione francese si definisce il prototipo, il prototipo del metro campione, quindi la barra di platino e iridio, indeformabile sotto le tre teche di cristallo, depositata al museo dei pesi e delle misure di Sèvres, eccetera, che viene poi abbandonata successivamente, quindi un campione materiale. Sostanzialmente questo campione materiale si è deciso, questa convinzione dei pesi generali delle misure ha deciso che quel campione fosse un metro, quindi è una convenzione, no? Cosa che è rimasta delle sette grandezze fondamentali, oggi è rimasto solamente per il chilogrammo campione. Quindi oggi delle sette grandezze fondamentali solo il chilogrammo campione è definito attraverso un prototipo. Perché? Perché a partire dal 1960, con la tecnologia del laser, delle misure che si sono via via sempre più evolute nell'interferometria, praticamente si è abbandonato il chilogrammo prototipo campione e si è definito il metro come quella lunghezza pari a 1.650.763, il Krypton 86, eccetera. Oggi non è più nemmeno questa la definizione del metro, perché il metro, e questo è un po' tutto il macchinario, l'apparecchiatura che serve per introdurre il campione a livello ovviamente di laboratorio primario, il metro oggi è definito attraverso la velocità della luce. Sappiamo che la velocità della luce è 300.000 km al secondo, quindi il metro è la 1 su, diciamo, la distanza percorsa, e quindi abbiamo questa definizione attraverso il passaggio con la velocità della luce. Quindi questo perché? Perché nei vari laboratori, negli istituti meteorologici primari, si è in grado di riprodurre questo esperimento con una sufficiente, con un'adeguata precisione, quindi con un'incertezza molto piccola. E quindi questa oggi è la definizione del metro. Qui vi ho riportato una catena tipica meteorologica dimensionale che parte, questa che abbiamo noi in Italia, diciamo, nel nostro ambito meteorologico, quindi con l'INWIR, con l'Istituto di Meteorologia Nazionale. Si parte dal campione nazionale in laser aereo e poi vedremo, o meglio, li vedrete probabilmente più in dettaglio nella parte, li vedrete anche adesso, ma li vedrete più in dettaglio nella parte, nei corsi che farete sulla specialistica, per chi farà meccanica ovviamente,
ci sono tutta una serie di altri campioni, perché quello anche lì non è che io ogni volta che devo definire il metro e devo fare dei confronti con il metro devo tirare fuori questo discorso con la luce, e quindi vengono ad essere disponibili tutta una serie di campioni materiali, come per esempio i blocchetti piano paralleli, che sono dei parallelepipedi in acciaio, che hanno una dimensione nota, che è tra due facce, piane e parallele. Poi vedremo perché piane e parallele, perché serve questa proprietà che siano planari delle due superfici parallele tra loro. Dopodiché da questa, quindi da qui che siamo dentro all'Istituto di Meteorologia Nazionale, usciamo fuori dall'Istituto attraverso quelli che sono i centri di taratura, arriviamo fino a tutti gli strumenti che sono nella disponibilità delle varie aziende e dei vari utenti, quindi micrometri, comparatori, calibri. Lì c'è anche un acronimo, CMM, che sta per Coordinate Measuring Machine, quindi macchina a misure di coordinate, che è poi un'altra applicazione particolare della meteorologia. Quindi questo per intenderci è un calibro, poi li vedremo nel dettaglio, questo è un micrometro, meglio detto anche conosciuto anche come palmer, perché si tiene nel palmo di una mano e quindi si fa la misura in questo modo. E qui è quindi presentato quella che è una tipica catena di riferibilità nel settore dimensionale. Questi sono, giusto per passarci velocemente, sono dei blocchetti pian paralleli. Che si intende per blocchetto pian parallelo? Perché c'è proprio questa definizione di piano e parallelo? Perché a me serve sostanzialmente una misura nota e riferibile, sapete anche la definizione di riferibilità meteorologica, che mi dia praticamente questa quota dello spostamento al centro, questa distanza, chiamata spostamento al centro. Se io lo vedo dall'alto, questo è un blocchetto, diciamo, in acciaio, carburo di tungsteno o ceramica, e si usano questi materiali perché hanno delle caratteristiche abbastanza stabili, si riescono a lavorare abbastanza bene, in maniera tale che praticamente io interpongo questo blocchetto all'interno per esempio delle facce del calibro e posso registrare, se questo è un blocchetto per esempio da 100 mm, posso registrare che il calibro abbia, verificare, quindi tarare, se questo è tarato e quindi riferibile, posso verificare che il calibro dia restituisca la quota 100 mm e quindi faccio una taratura. Allora, perché devono essere piani e paralleli? Perché questa io già ve l'ho fatta, diciamo, questa rappresentazione del blocchetto me l'ho fatta abbastanza piana e parallela. Volendo accentuare il difetto, per esempio, di parallelismo, questo blocchetto, pur mantenendo lo stesso spostamento al centro, potrebbe avere una forma di questo genere, no? Quindi vi ho esagerato ovviamente l'errore di questo blocchetto. A quel punto il blocchetto non è più parallelo e questo mi crea problemi al momento in cui io ci vado a mettere le facce del calibro, quindi metto il calibro in questa posizione con la sua scala. A questo punto io che quota ho? Questi 100 mm in realtà dovrebbero essere riferiti a questa quota. E allora io devo, ovviamente, oltre allo spostamento al centro, che è la quota di riferimento del blocchetto piano parallelo, devo andare a misurare, questo in fase di taratura, anche la quota negli angoli. E capite che se io considero questa quota negli angoli, la massima differenza tra le due quote è questo difetto di parallelismo, può essere rapportato a questo difetto di parallelismo. L'altro difetto di cui vi parlavo è la planarità del blocchetto, e quindi un difetto sostanzialmente di questo tipo sulla superficie che determina un grosso limite per i blocchetti. Perché? Perché io con i blocchetti sostanzialmente vado a verificare calibri, questo è un calibro che ha un fondoscala di 200 mm. È una risoluzione che è, qui leggo un ventesimo, quindi 1 su 20 significa 0,05 mm. Allora io per, tra virgolette, tarare questo calibro non mi basta il 100, che il 100 ci farebbe solamente mezza scala. Allora devo fare, per esempio, devo mettere insieme due blocchetti da 100 per arrivare a 200. E mettere insieme due blocchetti da 100 non significa
siccome questi hanno questa precisione così spinta, diciamo che arrivano a questi 5 centesimi di risoluzione, parliamo ancora di risoluzione, non di incertezza o precisione, tra virgolette attesa, a questo punto io, per avere un risultato atteso nell'ordine, nel contenuto in questi 5 centesimi di millimetro, devo fare in modo che i due blocchetti aderiscano, ma non per un semplice avvicinamento, che aderiscano, diciamo, con uno sfregamento che fa in modo che praticamente questi due blocchetti diventano solidali attraverso delle cariche elettrostatiche che derivano dalla superficie che viene iperlavorata, lappata, eccetera. Quindi si crea proprio un'adesione di questi blocchetti che diventa come se fosse un tutt'uno da 100, 150, eccetera. Tenete presente che i blocchetti nelle serie commerciali arrivano fino a 100 mm e poi ci sono i blocchetti da 150, da 200, da 250, quelli cosiddetti lunghi, che hanno due caratteristiche di taratura completamente diverse. Perché? Perché il blocchetto lungo, per esempio, questi vengono utilizzati, i blocchetti, anche per la taratura di banchi dimensionali, a una dimensione o anche a tre dimensioni. Tenete conto che, per esempio, non so chi di voi, se qualcuno di voi è stato per esempio in Fiat, lì in Fiat hanno delle macchine automatiche di misura dove sotto c'entra tutta un'autovettura, quindi c'è tutto il volume di misura di un'autovettura, e quindi lì le quote da misurare sono parecchio, parecchio grosse, nell'ordine di qualche metro. Poi entreremo nel dettaglio ovviamente di questi blocchetti piano paralleli nella specialistica. Allora, hanno due metodi di taratura i blocchetti piano paralleli, tanto per salire nella scala di riferibilità. Allora, il metodo primario è quello con l'interferometria laser. Il metodo secondario invece è un metodo per confronto meccanico, quindi sostanzialmente ci vado con un tastatore e con un misuratore della posizione del tastatore, quindi lui riconosce la posizione centrale e prende la misura, va nel blocchetto in taratura e mi fa il confronto meccanico tra questi blocchetti. Questa è un po' la tecnica detta proprio velocemente. Passiamo adesso a valutare alcune tipologie di strumenti e poi domani faremo un'esercitazione proprio per impratichirvi, diciamo, su questi strumenti che oggi presentiamo. Allora, possono essere fatti con sensori di lunghezza, cosiddetti estensimetri, potenziometrici, LVDT, vi ho scritto anche che cosa significa l'acronimo, Linear Variable Displacement Transducer, encoder, interferometri, che usano sostanzialmente interferometria laser, quindi la trasmissione della luce attraverso degli specchi riflettenti e trasmittenti, io riesco veramente a determinare la posizione di questi specchi, e dalla posizione di questi specchi con una, questa volta una capacità micrometrica, quindi del millesimo di millimetro, di qualche micrometro, riesco a dare proprio la posizione. E poi abbiamo anche sensori d'angolo e altre dimensioni. Questa la vediamo alla fine. Cominciamo a vedere adesso quelli che possono essere i principali errori di misura che io posso commettere quando vado a fare appunto la misura di un pezzo. Allora, intanto su che cosa stiamo ragionando? Stiamo ragionando su un collaudo dimensionale. Quando è che si fa un collaudo dimensionale in un'industria? Si fa un collaudo dimensionale in un'industria quando, per esempio, io ho prodotto il pezzo e lo devo collaudare per spedirlo al mio cliente, per esempio. Ma collaudi dimensionali e collaudi in genere vengono fatti in un'industria quando questa industria fa una produzione di serie per fare il controllo del processo. E quindi ci sono tutta una serie di strumenti, di misure, di strumenti che restituiscono delle misure lungo la linea di processo. E quindi ho diversi ambiti di controllo, diverse incertezze attese del controllo. Perché? Perché sto in ambienti diversi. Allora, quando io faccio una misura di lunghezza, tenete presente che ho una casistica di errore abbastanza ampia. Che cos'è l'errore? L'errore è stato definito come la differenza
tra il valore che misuro e il valore non vero, perché è un'astrazione, ma quello ritenuto vero. E quello ritenuto vero che cos'è? È il valore ritenuto vero, è la misura fatta con la migliore tecnica, nel migliore ambiente, con il migliore operatore, con la migliore strumentazione. Sostanzialmente io individuo queste quattro aree di errore, quindi operatore, ambiente, strumento e metodo, e dentro queste quattro potenziali aree in cui trovo degli errori di misura, vado praticamente a riconoscere quelli che sono i singoli errori, quindi la ripetibilità, il parallelismo, la parallasse, l'errore dovuto alla temperatura, eccetera. Quindi li vado a classificare dentro ciascuna di queste quattro macro aree. Non sbagliate mai se le individuate inizialmente queste quattro aree, quindi operatore, metodo, ambiente e strumento. Dopodiché andate a vedere, per esempio, nella misura dimensionale, la grandezza, che è la grandezza di influenza che interviene sempre nel processo di misura con un segnale che dovete attentamente valutare, è sicuramente la temperatura. Perché la temperatura? Perché ogni corpo, quindi ogni oggetto che andate a misurare, ha un suo coefficiente di dilatazione termica, e in funzione della temperatura dell'ambiente, e quindi del pezzo, perché si presuppone che poi a regime ambiente e pezzo tendono ad assumere la stessa temperatura, quindi temperatura dell'ambiente e temperatura del pezzo sostanzialmente mi determinano, e temperatura anche dello strumento, della scala dello strumento, mi determinano un errore che è funzione di questi coefficienti, e quindi io devo andare a determinare. Poi ci sono tutta una serie di altri errori, cosiddetti geometrici, dovuti alla posizione, alla rettilineità, al parallelismo, errori dovuti per esempio anche allo schiacciamento. Allora pensate ancora una volta al calico, per come è costruito, no? Quindi io prendo un qualsiasi oggetto, questo gesso, e lo misuro. Che significa misuro? Significa che il calico è fatto da una faccia fissa e da una faccia mobile. Metto le due facce a contatto con l'oggetto e sostanzialmente questo dipende, la misura che mi viene restituita, dipende dalla, per esempio dalla forza di contatto. Quindi dipende dalla deformazione che io ho indotto creando questo contatto. E quindi devo andare a modellizzare questo fenomeno. Attraverso che cosa? Attraverso le proprietà dell'oggetto, che potenzialmente sono sconosciute perché non so il materiale a priori, e attraverso le caratteristiche della misura, quindi quanta forza io ho messo nell'avvicinare la faccia fissa alla faccia mobile, e quindi determinare questo schiacciamento. E vedremo anche questi. Dopodiché, per esempio, ci sono fattori di correzione. Per esempio, una correzione, qua sta cadendo tutto, una correzione tipica è la correzione che ho dalla taratura. Perché? Perché se questo oggetto viene mandato in taratura, mi viene restituita una tabella di taratura, una curva di taratura, un coefficiente di taratura, quello che il centro mi restituisce per sua procedura, e io quella taratura, l'errore diciamo di taratura, ne devo tenere conto nella misura finale, correggendo la tecnica, che quando io ho un errore lo devo correggere, no? Quindi devo aggiungere al segnale di misura una grandezza uguale e contraria all'errore, che è la correzione. Ok? Andiamoli a vedere nel dettaglio. Allora, la temperatura, questa formula dovreste conoscerla. Cioè sostanzialmente mettiamo che intanto anche per uniformare diciamo le misure esiste una temperatura di riferimento per le misure dimensionali che è 20 Celsius. Quindi la temperatura di 20 Celsius dell'ambiente di misura è la temperatura di riferimento delle misure dimensionali. Quindi ogni misura, cioè voi quando farete un collaudo per un'industria per la quale andrete a lavorare, quella misura di quel collaudo magari è fatta nel magazzino,
di spedizione, è fatta nel laboratorio, è fatta nell'ufficio del responsabile meteorologico. Quella misura, per poter essere poi correttamente utilizzata dal vostro interlocutore, chi è il vostro interlocutore? È il cliente sostanzialmente, quindi l'ufficio tecnico del cliente, quindi il meteorologo del cliente, quindi c'è, immaginate questo rapporto, questa relazione tra uffici tecnici, quindi tra esperti di misure sostanzialmente, voi a quella persona, dandogli un numero e la corrispondente incertezza, perché poi siamo obbligati, avete imparato che quando si comunica un numero si deve dare anche un'informazione sulla qualità della misura e quindi dell'incertezza di misura, l'interlocutore sa che quella misura è stata già riportata ai 20 Celsius di riferimento e quindi questa operazione deve essere fatta. Allora, ad esempio, mettiamo che noi stiamo facendo una misura di una barra di acciaio, Poi mettiamoci nel caso più semplice, la cui lunghezza è proprio un metro, Nominale. Lunghezza nominale è 20 metri. È 20 e un metro, scusate. 1,00. Mettiamo che invece di stare a una temperatura di 20, noi stiamo alla temperatura di 25 Celsius. Dell'ambiente 25 Celsius. Che cosa è successo? Questo metro che io vado a misurare alla temperatura di 25 Celsius fisicamente è aumentato o è diminuito? È un metro un po' più lungo. E di quanto è più lungo? Quanto vale questo delta L? Allora vado a scomodare quelle che sono le leggi della fisica e mi ritrovo quella relazione. Che dice quella relazione? Dice che questo delta L, intanto valutiamo anche prima il fenomeno, è un allungamento. Da che cosa dipende questo allungamento? Dipende sicuramente dal materiale, no? Di trovare. Cioè una cosa è se io ho un pezzo di legno, una cosa se ho un pezzo di acciaio, una cosa se una gomma piuttosto che una plastica, eccetera, no? E quindi sicuramente questo delta L è proporzionale a un coefficiente che dipende dal materiale. Questo coefficiente lo chiamiamo coefficiente di dilatazione del materiale. Dopodiché a che cosa sarà proporzionale? Sarà proporzionale a quanto la temperatura è diversa rispetto alla temperatura di riferimento. E quindi ci mettiamo un delta T, dove delta T questa volta è una temperatura di misura meno la temperatura di riferimento. Ok? Domanda, è temperatura di misura meno la temperatura di riferimento oppure il contrario? Temperatura di riferimento meno temperatura di misura? Perché poi alla fine, materialmente io arrivo alla stessa differenza, nel nostro caso a 5 Celsius, però una c'ha un segno, l'altra c'ha l'altro. Una è positiva, l'altra è negativa. Quindi devo tenere ben d'occhio quello che è il fenomeno fisico. In questo caso è un allungamento, quindi io devo avere un errore. Se sto considerando un errore, io avrò una variazione positiva. E questa variazione positiva ce l'ho con questa, mettendo in riferimento, quindi misurato meno il riferimento. Se avessi invece considerato la correzione, cioè direttamente quel segnale che devo mettere nel segnale di misura per avere la misura corretta, di cui il nome, correzione, avrei dovuto considerare questo con il meno. Ok? In questo caso stiamo parlando di errore e quindi abbiamo temperatura misurata meno temperatura di riferimento. Dopodiché c'è un altro parametro che entra in questa relazione, che questo delta L è ovviamente proporzionale alla lunghezza del pezzo, diciamo, nominale e quindi all'L. In questo caso nella formula abbiamo riportato L a 20 gradi, a 20 Celsius, ok? Allora, questo alfa per L per delta T, che cos'è? È un valore, è un numero.
Perché un numero? Perché ci vado a sostituire i valori e quindi questo L abbiamo detto che è un metro, questo delta T abbiamo detto che è 5 Celsius, questo alfa chi me lo dà? Le proprietà del materiale. Allora vado nelle varie tabelle, entro nelle tabelle, diciamo nei libri, anche su internet si trova, ma ripeto, come ha detto anche il professore, internet non è proprio un riferimento primo, quindi tenetene conto, ma sempre con un'adeguata valutazione critica. Alfa è un coefficiente che dipende dal materiale. Per esempio, per l'acciaio, l'ordine di grandezza di questo alfa è 11,5 per 10 alla meno 6. Però ho mancato di mettere un'unità di misura. Alfa ha un'unità di misura. O è adimensionale. Per rispondere a questa domanda, non vi buttate subito con la risposta. Si avvicina pure la data d'esame, quindi cominciamo a fare un po' di training. Allora, fate un'analisi dimensionale. Facciamo insieme un'analisi dimensionale. Abbiamo detto che delta L è uguale a alfa per L per delta T. Giusto? Allora, delta L che dimensione ha? Metri. L che dimensione ha? Metri. Quindi dimensionalmente questo e questo se ne vanno. Quindi alfa che dimensioni avrà? Celsius alla meno 1, temperatura alla meno 1. E quindi fisicamente che cosa significa? Cioè numericamente, se io gli ho scritto 11,5 per 10 alla meno 6, Celsius alla meno 1 ovviamente, quindi la cosa più corretta giustamente è mettermi in questa unità di misura, fisicamente che cosa significa? Questo 11,5 che cos'è? È la deformazione che una barra di un metro di acciaio, la deformazione che riscontro sulla barra di un metro di acciaio in presenza di una variazione unitaria della temperatura. Cioè per ogni grado che aumenta la temperatura, per ogni eccesso di aumento della temperatura, questa barra aumenta di 11,5 per 10 alla meno 6 metri, cioè i millimetri, i micrometri. 10 alla meno 6 che cos'è? Micro. Quindi sono micrometri. È la milionesima parte del metro, la millesima parte del millimetro. Quindi questo aumenta per ogni Celsius di 11,5 micrometri. Tenete conto che non è poco, perché su 5 gradi, che è proprio questa, alla fine abbiamo proprio di 0,05 millimetri, che è la risoluzione del calibro ventesimale. E quindi mi sono giocato una tacca del calibro per la temperatura. Allora, che significa questo? Significa che voi quando andate a fare una misura di temperatura, ovviamente in funzione dell'obiettivo di misura che avete, quindi della qualità attesa, cioè dell'incertezza finale che dovete garantire, voi dovete fare una misura di lunghezza e una misura di temperatura. O meglio, dovete fare una misura di temperatura sul pezzo, una misura di temperatura sul calibro. Perché? Perché anche il calibro è soggetto a questa deformazione, no? Vi trovate? Pure quello è fatto di un materiale. Sarà fatto di acciaio, eh? E quindi la temperatura della scala, del calibro, diventa un parametro importante. Cioè io qui avrò un alfa che tiene conto della differenza degli alfa del pezzo e del calibro e della scala. Capite come si complica il modello di misura? Avete domande? Perché questa poi è una parte, diciamo, importante, fondamentale. Tra l'altro, se non ricordo male, questo l'abbiamo fatto, l'avete fatto anche poi ad esercitazione.
da una delle prime esercitazioni sulla incertezza. Noi abbiamo determinato in questo modo un errore dovuto alla temperatura del pezzo, no? Vi trovate? Abbiamo determinato il delta L uguale alfa per L per delta T. Dobbiamo, una volta determinato l'errore, associare l'incertezza, che noi alla fine dobbiamo comunicare un'incertezza al nostro interlocutore, al cliente. Come faccio io a determinare l'incertezza di questo contributo? Se lo ricordate? L'incertezza è un numero, come l'errore. Qui l'abbiamo determinato l'errore. Abbiamo detto che è 11,5 per 10 alla meno 6, per 1, per 5. E quindi questo diventa metri, opportunamente. Ma l'incertezza? Per determinare l'incertezza, che cosa devo fare? Devo prendere questa relazione e applicarci la legge di propagazione. Ragazzi, pare che sto dicendo qualcosa di chiaro. L'avete fatta anche questa, no? Quindi io devo, sostanzialmente, per avere l'incertezza di delta L, devo determinare la derivata di chi? Di alfa L delta T fatta rispetto ad alfa per U di alfa, questo al quadrato e questo al quadrato, più la derivata di alfa per L per delta T rispetto ad L per U di L, anche questi tutti e due al quadrato, più la derivata di alfa per L per delta T fatta rispetto a delta T per U di delta T. E adesso tocca fare la derivata. Allora, la derivata di alfa per L delta T rispetto ad alfa è L delta T per U di alfa. La derivata di alfa L delta T rispetto a L è alfa delta T per U di L, più la derivata di alfa, cioè di alfa per L, per U di delta T. Tutto questo, U di delta L, sotto radice, questo qui è la mia incertezza, solo per questo contributo di temperatura. Siete d'accordo che questi sono tutti numeri? L è un metro, delta T è 5, U di alfa ovviamente sulle tabelle vi troverò anche quel valore dell'incertezza con cui viene ridato l'11,5, normalmente è una parte, è 1 per 10 alla meno 6, 1, 2 per 10 alla meno 6, alfa ce l'ho, delta T ce l'ho, U di L lo vado a vedere al certificato di temperatura del campo, alfa ce l'ho, L ce l'ho, U di delta T chi me lo dà? Chi me lo dà U di delta T? Certificato del termometro. Perché? Perché se vado a fare la derivata, devo fare sempre la propagazione, delta T è una differenza, T meno T with. A questo punto la mia funzione è questa, la devo derivare rispetto a T per U di T, più, questo tutto al quadrato, derivata di T meno T with rispetto a T with, che però è una costante. Quindi questo termine non c'è. E mi resta solamente questo, con la U di T, che vado a leggere ancora una volta la certificata del termometro. Poi ci stanno n altre incertezze, n altri contributi di errore, quindi di incertezza, e devo andare a valutare. Non è facile il mestiere del metronomo, perché devo andare a vedere un po' tutti questi contributi. Tenete presente che proprio per minimizzare questi contributi, che cosa si fa? Per esempio per minimizzare il contributo della temperatura, si opera a temperatura controllata. Cioè i laboratori di metrologia dimensionale in particolare, anche questa è una cosa che vedete, non possiamo fare una visita tutti insieme,
però già l'avete visto giù nel laboratorio dell'ANI, lì la temperatura è controllata, nella sala dove avete fatto esercitazioni, la temperatura è controllata, stiamo intorno ai 20 gradi, 20 gradi. Allora la capacità e l'abilità di un laboratorio è dire quanto è controllata su un riferimento 20 gradi. E quindi c'è un laboratorio più o meno 0,5 Celsius, ovvero che ha una tolleranza tra 19,5 e 20,5, quindi una tolleranza molto stretta. Questo è un laboratorio potente a livello dimensionale, importante. I laboratori normalmente, vedete, hanno una variazione, questo 0,5 diventa 1, diventa 2, diventa 5 gradi, quindi in impresa, nelle industrie, voi trovate laboratori che lavorano bene che va con più o meno 3 di tolleranza sulla temperatura. Che significa più o meno 3 di tolleranza sulla temperatura? Significa che loro hanno un impianto di condizionamento separato dal resto della fabbrica, quindi questo per i collaudi, che ha un andamento, diciamo, garantisce un andamento della temperatura di questo tipo con il tempo intorno a un valore impostato 20 Celsius. E il periodo normalmente di oscillazione è un'ora, quindi questo impianto regola con una costante di tempo di circa un'ora. Vabbè, questi sono dettagli che poi si vedono nella costruzione, appunto, del laboratorio. Ovviamente quanto più un laboratorio riesce a stare vicino alla temperatura di riferimento, tanto più piccola sarà l'incertezza che questo laboratorio riesce a garantire. E l'incertezza, lo vedremo dopo, non è un ospizio del laboratorio, è un obbligo. Che significa? Significa, cioè, chi è che ti comunica l'incertezza? Chi è che ti dice tu devi lavorare con un'incertezza di un micrometro piuttosto che di un millimetro? Te lo dice il cliente. Perché te lo dice il cliente? Perché il cliente, quando ti commissiona una lavorazione, mettiamo Fiat ti dice mi devi fare questa portiera con un interasse di un metro. Che ti comunica vicino alla quota? Ti comunica? No? Fiat non le interessa l'incertezza. C'è un passaggio logico molto importante. Ti comunica la tolleranza, che è diversa dall'incertezza. Cioè la tolleranza è una variabilità, recuperato in calcio d'anno. La tolleranza è una variabilità che il progettista di quel pezzo ammette per recuperare eventuali giochi e tolleranze di lavorazione, appunto, quindi variabilità del processo di lavorazione. Che significa? Significa che entro quella tolleranza che lui ha stabilito, il pezzo è montabile, il pezzo funziona, quindi non ho pregiudicato l'integrità della fornitura e la qualità che mi attendono a quella fornitura. Che significa quando mi dà la tolleranza? Che io da quella tolleranza devo ricavare, cioè io devo stare dentro quando produco, adesso sono il cliente, no? Sono il fornitore, scusate, io devo stare dentro con la tolleranza che mi è data, con i miei pezzi e con i miei collaudi. E quindi devo starci dentro con entrambe quelle due incertezze, che sono l'incertezza del collaudo e del processo. E non è facile, quindi devo fare bene i conti. Quindi dalla tolleranza, una parte di quella tolleranza me la gioco con l'incertezza. Quindi normalmente questo rapporto è un decimo, e poi c'è una parte della presentazione che tratta di questo argomento. Qui molto velocemente vi riporto errori dovuti all'allineamento del pezzo. Ovviamente questi sono tutti posizionamenti errati, volutamente errati, la cui ampiezza, diciamo, dell'errore è amplificata a scopo didattico. Non c'è nessuno che fa una valutazione, quando deve fare una valutazione del diametro, usa questo angolo così ampio di errore di posizionamento. Cioè, se io vado a usare il calibro, non metto il pezzo così, ok? Lo metto il più possibile orizzontale, parallelo rispetto all'asse di misura. Quegli errori sono ovviamente amplificati, ma vi fanno capire che quando io spesso vado a misurare, per esempio, un diametro, sto quasi sempre lontano dal diametro, sto su una corda.
proprio per un errore dovuto al posizionamento e anche per un errore fisico dovuto alle dimensioni dei tastatori e al potenziale disallineamento che quei tastatori hanno uno con l'altro. Quindi abbiamo un errore in questa posizione, un errore pure, cioè si imbarca anche potenzialmente nell'altro verso e in quest'altro, quindi la somma di tutti questi errori fa un errore di allineamento. E lì ci sono, diciamo, le esplicitazioni delle formule della quantificazione di questi errori. Poi c'è un errore particolarmente strano, sembra un'aberrazione mentale dei metrologi. Nella realtà, in alcune applicazioni, si trova. Che cos'è questo errore di Hubble? La condizione ideale, ragazzi, quando io misuro per esempio con un calibro, la condizione ideale è che l'asse del pezzo che sto misurando, quindi l'asse del misurando, mi coincida con l'asse della scala del calibro. Ma questa è una condizione fisicamente impossibile. Che calibro per avere una scala, questa scala ha una dimensione finita. E quindi io lo devo mettere tra le facce del calibro. Allora, quando ho dei calibri piccoli, questo errore, questo che è riportato nella slide, nella lavagna, è influente. Quando ho dei calibri lunghi, e vi assicuro che nella mia esperienza di laboratorio ne ho visti anche di calibri lunghi, una volta è arrivato in laboratorio con la taratura un calibro di un metro, è una bella sveglia, eh? Allora, al momento in cui io gli vado a fare questa quota e lo prendo da un pezzo, da una parte, questo calibro, proprio per la sua conformazione, per la costituzione, il materiale, il suo peso, tende praticamente a incurvarsi. Ok? Quindi lo prendo in una parte e tende a inflettersi, proprio per fisica. Allora che succede? Succede che per quanto io lo posso mettere bene quel pezzo, sostanzialmente, ingigantendo l'errore, questi becchi non sono più paralleli, ma cominciano a divergere, ok? E quindi si aprono di un angolo φ, che ovviamente è molto piccolo, ok? E questo errore di Hubble, che è qui rappresentato, da che dipende? Dipende dal braccio, da questo valore B, e quindi da che cosa? Da quanto, praticamente, l'asse del pezzo è distante dall'asse della scala, ok? Quindi questa distanza B per quest'angolo, per angolo piccolo si può fare questa approssimazione. Ovviamente quando è che questo errore si annulla? Quando io fisicamente riesco a fare in modo che il braccio B diventa il più piccolo possibile e quando fisicamente riesco a fare in modo che questi due becchi non si inflettano, quindi non si disallineino. In questo caso sono riuscito a minimizzare l'effetto. Vedete che io vi ho messo sempre TP e TS, intendendo che devo fare una misura della temperatura del pezzo e una misura della temperatura della scala. Queste stanno già in rete, queste dispense, quindi le trovate già in rete. Vedo che vi affannate a scrivere, a prendere appunti, le trovate già tutti in rete. Deformazione elastica. Che abbiamo messo qua? Abbiamo messo che il delta L questa volta, vedete, siamo partiti dall'errore dovuto alla temperatura, abbiamo messo l'errore di allineamento, abbiamo messo l'errore di Hubble, mettiamo anche quest'altro errore, capite che la misura si comincia a complicare. Perché? Perché se poi voglio l'incertezza, ognuno di questi errori lo devo propagare, a ognuno di questi errori devo applicare la legge di propagazione delle incertezze. Allora, che cos'è questo delta L ancora una volta? È un errore dovuto allo schiacciamento del pezzo per il fatto che io ho portato queste facce di misura a contatto. Allora, da cosa dipende questo schiacciamento? Lo vedete là? Allora, dalla forza che io imprimo al becco mobile,
questo arriverà a contatto con il becco fisso e a un certo punto comincerà a schiacciare il misurante, ok? E quindi c'entra il valore P. Poi, quindi la forza di fissaggio. Poi dipende dalla lunghezza e poi, scienza delle costruzioni, la sezione resistente e il modulo di angolo. Allora, che cosa ricavo da questa informazione? Ricavo che, diciamo, il parametro su cui riesco meglio a intervenire ovviamente è la forza. Quindi devo fare in modo che questa mia forza di contatto sia la più piccola possibile e quindi mi garantisca un contatto il più possibile, che il più possibile mi dia una deformazione piccola, è nulla. Questo avviene per esempio sui micrometri, dove arrivato a un certo punto a contatto, questo scatta, c'è una frizione, ok? Questa frizione mi svincola il contatto, cioè io per quanto continuo ancora a girare la vite micrometrica, questa non aggiunge forza e quindi è un controllo meccanico. Quindi io oltre una certa forza che regolo, e quindi posso entrare lì dentro con la forza che ho regolato, su un micrometro ovviamente, non deformo più di quello. Altri sistemi sono dei sistemi visivi che mi fanno dire che il contatto è avvenuto, per esempio con dei comparatori. Al momento in cui io metto anche un comparatore vicino al pezzo, al momento in cui ho questo contatto, il comparatore comincia a segnare. Siccome il comparatore è molto più sensibile del calibro del micrometro, praticamente io riesco a capire che da quel punto in poi sto dando una deformazione, quindi mi fermo. Qui poi entriamo un poco in altre problematiche. Questo per esempio è quando, la vediamo dopo, ho una macchina a tastatore. Che significa? Significa che questo tastatore arriva fino a contatto con la superficie del pezzo. La misura ideale è questa, nella realtà c'è stata una compenetrazione del tastatore con il materiale e quindi c'è anche qui un errore. Questo errore dipende ancora una volta da quelle caratteristiche che abbiamo messo prima. Qui entriamo ancora di più nel dettaglio. Anche il peso del misurante è una sua deformazione, determina una sua deformazione. E questo ovviamente sui misuranti, pensate ai blocchetti lunghi, blocchetto da un metro, se lo metto in posizione verticale, questo ha una sua deformazione dovuta al peso, ma se lo metto in posizione orizzontale, dipende da come lo appoggio, e questo va a mettersi così, ok? E quindi dipende dalla lunghezza come la vado a prendere. L'errore di parallasse. Avete visto gira oggi nelle televisioni con la pubblicità del passeggero, sembra una Volkswagen, una Polo, cioè che il passeggero che si annoia e in tensione. Allora, l'errore di parallasse, immaginate al passeggero, il passeggero che legge il contachilometri. Allora lui per il fatto che non è perfettamente allineato, quindi non c'è un perfetto allineamento tra il suo punto di osservazione, quindi l'occhio, l'ago, l'indice della scala e la scala, si crea questo errore di allineamento. E questo errore di allineamento, per il tachimetro ovviamente comincia a diventare sensibile anche in relazione poi alla risoluzione del tachimetro, quindi quanto quell'errore mi fa perdere di precisione. Ma su una scala di un calibro, questo errore di allineamento, di parallasse, è dovuto al fatto che vedete che c'è uno spessore diverso tra questo oggetto che si chiama nonio e la scala. E quindi io in funzione di come sto guardando ho questo errore di parallasse. Questi poi domani li vediamo, domani nell'altra esercitazione di giovedì cerchiamo di vederli un po' tutti. Intanto ho parlato di nonio. Quanti di voi conoscono il calibro? Di vista?
quindi l'avete utilizzato qualche volta. Allora il cambio, questo in particolare, che c'è? Ti sei svegliato? È come dice il tramento, però è quello che vuole, quello si converte, però non è una tentazione che non si riesce a cui non si riesce a rispondere. Allora, questo calibro che misure fa? Fa una misura di esterni con questi becchi, poi interni, perché che significa interni? Cioè di un diametro, per esempio un foro attraverso questi beccucci che sono usciti dall'altra parte, e poi c'è una spina che esce fuori e che mi fa misure di profondità, cioè 3 in 1, quindi è una buona resa di questo oggetto. Oltretutto 3 in 1 significa con la stessa scala, cioè la scala di misura è questa. Quando abbiamo modellizzato, il professor Vigo sicuramente l'ha fatto questo argomento, la catena di misura, primo stadio, secondo stadio e terzo stadio, qui noi parliamo del sensore, e quindi le facce ovviamente, quelle che chiamo in causa. Secondo stadio, il trasmettitore o l'amplificatore qual è? Questo è uno strumento meccanico, non è che c'ha condizionamento di segnale o altro. L'amplificatore, la scala ovviamente, il terzo stadio, come vi conoscete, sono tutte le tacche che sono state fatte sull'oggetto. Il secondo stadio, l'amplificatore, è proprio il nonio. Che fa il nonio? Allora, il nonio è una seconda scala che sta qui sopra, più fitta, e questa mi dà una, in questo caso è scritto sul nonio, un ventesimo. Cioè, rispetto al millimetro che ho qua, riesco a percepire anche il ventesimo di millimetro con queste tacche sul nonio. Come faccio a vedere queste tacche quando è il ventesimo giusto? Quando praticamente c'è un allineamento con l'altra scala. Ed ecco il problema dell'errore di parallassi. Ok?